nome Ashoka è il nome di un imperatore indiano del IV secolo a.C. ed è individuato dalla cultura dell'innovazione sociale come uno dei primi innovatori sociali. È stato un grandissimo riformatore, se vogliamo. Tra l'altro poi Ashoka in sanscrito vuol dire senza pena. Noi partiamo dal presupposto che dobbiamo diffondere soluzioni, non problemi. I problemi sono tanti, sono visibili, sono noti a tutti e per questo premiamo e cerchiamo di mettere in rete le persone che hanno ideato soluzioni. Quindi c'è bisogno di imprenditori sociali innovativi, che sono quelli che selezioniamo, ma c'è bisogno anche di un ecosistema molto forte e pronto a ricevere. Ashoka è un'organizzazione internazionale che da 40 anni promuove una cultura dell'intraprendenza sociale e lo fa tramite due pilastri principali, che sono quello dell'imprenditoria sociale, per cui seleziona i migliori imprenditori sociali nel mondo, li mette in rete e li aiuta a potenziare la propria organizzazione. E creando una comunità a supporto di questi imprenditori sociali e dei propri progetti e diffondendone le soluzioni. L'altro pilastro della strategia è quello dell'educazione, quello dell'attenzione verso i giovani. Promuovendo un tipo di educazione che definiamo educazione change maker, quindi che possa lavorare mettendo i ragazzi al centro. Tramite diversi programmi che sono quello per esempio di portare la cultura dell'empatia nella scuola elementare per far sì che si percepiscano come protagonisti attivi del cambiamento sociale. Come change maker, che è la parola che caratterizza maggiormente Ashoka, che crede in un mondo in cui everyone is a change maker. Ashoka nasce nel 1980 da un'idea del fondatore Bill Drayton. Nasce inizialmente in India e poi si diffonde in Sud America, quindi nel cosiddetto sud del mondo. Perché era lì che in quel periodo stavano nascendo le prime innovazioni sociali che poi hanno avuto scala globale. Pensiamo a Mohamed Yunus e il microcredito. Quindi da lì è venuta questa idea di cercare questo tipo di persone in tutto il mondo. Hanno la definizione inglese di Ashoka Fellow. Per fellow si intende, diciamo, associato o affiliato. Poi è arrivato in America nei primi anni 80, in Europa è arrivato nell'ultimo decennio e in Italia nel 2014. Abbiamo già in questi primi 4 anni selezionato 15 Ashoka Fellow italiani. Per entrare in questa rete, che conta attualmente nel mondo circa 3.500 imprenditori sociali, c'è una selezione molto rigida. È una selezione che ha 5 passaggi diversi, 2 passaggi sono nazionali e poi 3 livelli internazionali. Questi imprenditori sociali affrontano questi temi e diffondono la propria innovazione attraverso diverse forme giuridiche, attraverso diversi tipi di organizzazione. Non guardiamo il modello di business, guardiamo il modello di impatto. Un modello di impatto abbastanza forte, che noi definiamo sistemico, quindi che ha realmente il potenziale di trasformare il sistema sociale che sta causando quel problema. Ashoka individua le persone che sono in grado di innescare il cambiamento nei sistemi, quindi cerca di allearle insieme. Noi lavoriamo con loro per strutturare ancora meglio questa strategia di impatto, quindi capire davvero qual è il loro impatto sistemico potenziale e dargli gli strumenti per fare in modo che si possano focalizzare su quello. Da questa potenza si crea un sistema di alleanze intorno, alleanze date dal mondo istituzionale, comunque della scuola, al mondo delle cooperative, della cooperazione, quindi anche aziendale, in modo che il sistema intero possa usufruire di questo potenziale per andare avanti nel cambiamento e il cambiamento possa essere completo, se non arrivare a un cambiamento di mentalità. Per me l'Italia che cambia è il coraggio di immaginare una realtà totalmente nuova, una nostra scelta di fondere una narrazione diversa, una cultura basata sulle soluzioni e non sui problemi. È l'Italia in cui ognuno si può vedere come portatore del cambiamento e quando questo avverrà vuol dire che le soluzioni supereranno i problemi ed è questo
quello che si vuol vedere come cambiamento. Quest'Italia che cambia.